Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Minecraft per vedere la nuova serie che dovevamo fare. Allora, il nome del mondo mettiamo nome della serie, che sarà Hard Series. Ecco. Ho sbagliato a scrivere. E dovete capire che se io sbaglio a scrivere è perché. Ah, ma avevo messo solo più in più. Ok, se io sbaglio a scrivere, ragazzi, è perché semplicemente non guardo l'obiettivo mentre io scrivo. Poi mettiamo more option, game option, allora host, poi vi spiego. Mob griefing mettiamolo basso, mob loot pure, possiamo toglierlo. Wither circle, player versus player, invite only. Vi sto facendo vedere tutto quanto praticamente. Vabbè, questa non serve perché poi dobbiamo, volevo dire, fare tutto, TNT Explode. Ok, possiamo fare perché ragazzi, vi spiego bene bene come funziona. Allora, questa sarà una serie non vanilla, cioè sarà una serie dove io, andando avanti con i livelli XP che stanno sopra le cose di Minecraft, io andrò avanti e ogni 5 livelli di quella cosa potrò givarmi armi belle. Adesso vi faccio capire bene. Io in dotazione, come dotazione per iniziare, avrò queste cose. Allora, sono in creative, avrò armatura di diamante, tutto il set di diamante, arco e poi vabbè, adesso mettiamo l'armatura che adesso possiamo cacciare. E voi forse vi state dicendo: ma tu stai imbrogliando! No, ragazzi, è semplicemente un nuovo format che vorrei testare. Per chi nei commenti sta facendo l'ignorante e sta dicendo che io cito, cito. Quindi questo è il mio inventario, ma non è finita qua per ora, perché avrò anche degli enchantment che sarebbero queste robe qua. Allora, ogni passaggio sbloccherò degli enchantment, quindi ogni 5 livelli, che i livelli si mostrano sopra la barra di veloce, chiamavano così, sotto l'HUD. E io dovrò utilizzare quelli. Allora, prenderò solamente degli enchantment che mi servono a forza. Allora, tipo, devo prendere per le armature protection 1, efficiency 5, non posso, looting 3 non posso, fire aspect no, sharpness pure, poi lo metterò quando sbloccherò i 5 livelli. Questo sì, dammelo per quando dovrò attraversare il mare. Questo no, Unbreaking perché serve. Power, Punch, Flame, Infinity, Lock of the Silure, Mending. Mending pure lo sbloccherò. Non trovo Sharpness 1. Perché servirebbe Sharpness 1. Smite, Sharpness 1. Cioè, c'è Sharpness 5, ma Sharpness 1 no. Vabbè. Ah, Feather Falling lo prendo perché serve. Poi devo prendere anche i protection che non trovo. Che non trovo i protection. Fortuna, Riptide, Loyalty. Questi qua sono per il coso, eh. Tra l'altro sbloccherò anche il tridente adesso che mi è venuto in mente. Respiration, Acqua Affinity, Thorns, Efficiency, Knockback, Bane of Anthropods, Remi. Aspettate. Devo prenderne un po' di questi, eh. Per adesso, aspettate, facciamo una cosa intelligente. Allora, prendiamo questi. Tutti gli unbreaking li mettiamo qua. Unbreaking, perché ci servono per tutti, per tutte le cose. Mettiamo questo. In effetti li potrei mettere in rispettiva di quello che mi servono. Quindi, questo Infinity, Feather Falling sta pure qua. Le mettiamole vicine alle cose che
qua servirà una cosa. Qua efficiency, efficiency. Poi qua efficiency e qua efficiency. Allora, di unbreaking me ne serviranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per adesso stiamo a basso livello, essendo che siamo a 1, 2, 3, 4, 5. Quindi dobbiamocene altri. Dov'è? Federphone, respiration, coffee, drones, efficiency. Efficiency non posso. Fire aspect, knockback, ben affranto, sharpness, curse of vanishing, frostwall. Quindi ne abbiamo 5, 1, 2, 3, 4. Adesso sono 9, non è. Cioè, a forza devono esserlo. Beh, in effetti sono uno scompartimento. Queste qua le metteremo su tutte. Allora, quindi questo è per l'arco. Questi qua sono per gli stivaletti. E li mettiamo qua. Però non capisco una cosa io. Perché non trovo gli enchantment brutti, cioè quelli brutti brutti. Cioè, per farvi capire, no, protection 4, non ci sono altri protection, vedete? E non capisco il perché, cioè, essenzialmente. Vabbè, a sto punto, ragazzi, che vi devo dire? Teniamo le armi come sono, però io vorrei una spada con sharpness. Vabbè, facciamo che ci prendiamo quelli che ci sono a sto punto. Prendiamo quelli che usano un pochino tutti. Allora, quante sono le armature? 4, 1, 2, 3, 4. A sto punto, ragazzi. Allora, quindi prendiamo un'incudine, che credo che sia qua. No, sta qui. Dove? Eccola. E le piazziamo. E le collochiamo tutte. A questa poi la cacciamo. Ah no, questa qua ci deve rimanere forever, ragazzi, ve lo dico, Allora, cacciamo l'armatura. E iniziamo a mettere gli unbreaking. Ovviamente, ragazzi, per chi non l'avesse capito, quando poi avanzerò con i livelli, quindi sbloccherò anche gli enchantment buoni, naturalmente, ho sbagliato naturalmente dovrò utilizzare i livelli, quindi scenderò anche di livello essenzialmente. Queste sono unbreaking, vabbè, sai, in effetti ci devono essere. Beh, prima facciamoci tutta l'armatura con unbreaking. Facciamo questo. Tra l'altro, ragazzi, io non vedo armi enchantate, o almeno per quello che mi riguarda, da tantissimo. Dov'è lo sharpness? Ah, giusto, sono sotto. Ok, poi rimettiamola qua e vediamo sharpness. Allora, sharpness 5, eccolo qua. Questa roba one shot, Fa 10 di danno, ragazzi. Allora, protection e prote queste sono protection, sì. Posso fare così. Oh. Pensavo di doverli spostare a mano sempre. Per fortuna che non è così. Ok, quindi poi rimangono altri unbreaking che va. Sulla spada ce l'ho messo, sì. Allora, l'arco mettiamo infinity. E lo rimettiamo lì. E all'arco va Infinity e Unbreaking. Ok. Poi perché me lo metti qua non lo so però. Poi mettiamo il piccone. E non ne ho preso gli Efficiency. Vabbè, per adesso mettiamo gli Unbreaking. Scusa, me lo devo spostare qua. Queste le mettiamo. Sembra che hanno tutto. E poi ci giviamo gli Efficiency, che sono tre. Allora, dove sono? Ecco, 1, 2, 3. Perché vanno sul piccone, sull'ascia e sulla pala. Così. Così. Se magari lo metto qua. Ok. Allora, mettiamo su questo unbreaking. E anche su questo. Ok, mi avanzano due libri, Feather Falling e Force Walker, che mi servono su questi. Allora, vediamo. Frost Walker, perché è molto comodo quando si parla dell'acqua, e Feather Falling 4. Quindi li prendiamo. Porca vacca, adesso ce li ho forever.
Allora, adesso vi faccio capire bene come funziona tutto. Allora, queste mi servono, questo mi serve. Questo c'ha Infinity Unbreaking? Sì. Ok, siamo pronti per l'avventura. Ok, questa qua la spacchiamo. E a sto punto ci mettiamo in creative. C'è il survival, voglio dire. Quindi io vi ricordo, potete vedere, adesso ammazzo sta pecora, no? E non mi dà niente. Oh cacchio, porca vacca. Mob spawning, sì. Dov'è? Mob loot, yes. Perché se no non mi danno gli XP. Io volevo, ho messo, ragazzi, prima avevo messo no perché volevo che non mi droppassero il drop. Però se faccio così, evidentemente non mi danno manco i cosi. E adesso vi sto facendo vedere a che cosa serve Frostwalker. Cioè, guardate che comodità, l'acqua, senza che io ci passi, basta che ci passo sopra e mi sono dimenticato anche di prendere le... comunque stavo dicendo, basta che ci passo sopra e me le prendo. Cioè, l'acqua diventa ghiaccio. Allora, prendiamo uno stack di Golden Apple, proprio per i casi eccezionali, no? E poi prendiamo anche del cibo. Ah, io sono sempre indeciso sul capire è meglio lo stick o la cooked pork chop. Io direi prendiamo la cooked pork chop proprio a istinto. Non metto che posso volare perché sono una persona brava e quindi metto che non si può fare. Poi però creiamo la mappa. Andiamo. Ok. Quindi adesso io dovrò aspettare che arriva la notte, che tra l'altro sta arrivando, e dovrò fare uccidendo i mob, guadagnerò XP. Guadagnando XP mi sono scordato di prendere le torce. Guadagnando XP, dicevo, io guadagnando XP posso fare cose belle, perché poi quando arriverò ogni 5 di questi cosi di XP, per l'appunto, ogni 5 di XP io potrò givarmi cose. Per cose intendo enchantment, ovvero incantesimi, ma credo che si capisca. Quindi incantesimi, posso prendere tanta roba, posso givarmi le, cioè potrò andare in creative e givarmi le cose. Ed è una cosa molto bella. Quindi non la prendete come una, cioè, perché so già che, come ho detto prima, ci sarà la solita persona intelligente di turno che dirà: ma ti chiedi le cose! Lo sto facendo, sì, ha ragione anche lui, perché in effetti sto gibbando le cose. Ma quella persona in questione non ha capito il mood della cosa. Da quando esistono queste robe? Allora, ok che ho un protection della miseria, eh. E non riesco a prendere sto piccolo schifoso. Cioè, riuscivo sul... come si chiamano i tizi? Sul Minecraft Pocket Edition, no, non ci riesco qua. Muori. Prendiamo anche le frecce. Ah, non, ah, infatti non, che cacchio le prendiamo a fare le frecce? Non mi servono. Ok, ucciso ragno. Ci siamo già a livello 3. Cioè, io pensavo fosse molto più difficile, ma in verità con l'hardcore mod è facilissimo. Tra l'altro l'arco. Ragazzi, l'arco con Unbreaking è OP. Cioè, non so voi, ma è OP l'arco con Unbreaking. Non si è consumata proprio ancora. Fatemi prendere la mira che sono scarsi con l'arco. Tanto sta fermo. E mi sono dimenticato anche una cosa, ragazzi. I blocchi. Devo prendere dei blocchi, in effetti. Non ci ho pensato. Devo prendere dei blocchi per muovermi. Mi prendo un blocco di diamante, sai che figata. Vedi uno che si muove con i blocchi di diamante. Sto scherzando, eh. Scusa? Scusa?
Tra l'altro non si muovono sti zombie. E so anche il perché. Eh? Ma... Oh, alleluia, ti ho preso. Cioè, vi faccio capire il motivo per cui non si muovono. È una regola che ha messo Minecraft. Se io non sto a 32 blocchi di distanza da un mob, un qualsiasi, che sia un creeper, che sia una qualsiasi altra cosa, io lo one shot. Cioè, quelli là non si possono muovere in verità, cioè più che altro. Non si possono muovere, stanno fermi. Vedete quel creeper? Sono a tanti blocchi di distanza, quindi lui sta fermo, cioè lui non si può muovere. Cioè, vedete, io tipo adesso potrei posso uccidere e lo farò. Questo scheletro in una maniera, cioè tipo troppo facile. Però se mi avvicino, lo scheletro mi inizierà, come il creeper, mi inizierà a seguire. Levati! Vabbè, pazienza. Quindi questo è l'obiettivo della serie, per chi non avesse capito. Ah, dai! Sì, l'arco è difficile da utilizzare. Soprattutto con la sensibilità alta, perché io ho la sensibilità del gioco alta. Dai, ma che vuoi fare? Sono Pio. Come vedete, c'ho 6 di... Mamma! Caspita! Ok. Come vedete, sono leggermente OP, perché ho tipo una spada che fa 10 di danno ed è overpowered. Immaginate quando avrò armi più serie. Davvero. Quando avrò armi più serie sarò la roba più OP del mondo. Allora, visto che tanto ho frecce infinite, posso fare l'infame e cecchinare tutti quanti dalla distanza, tanto non si possono muovere. Però visto che sono una persona più o meno onesta, diciamo che non lo faccio. C'ho 4 frecce, davvero? Cioè, è strano, ne ho sparate molto di più, Tra l'altro... Mi è venuto in mente una cosa, mi devo givare altre cose, perché sennò qua mi arriva un attacco epilettico, perché non ci vedo una ciolla. E non so perché ho detto epilettico, non c'entra una mazza all'attacco epilettico, però avete capito cosa intendo, no? Potion of luck, weakness, dov'è night vision? Oh, night vision, prendiamo un... posso prendere? Allora, aspettate un attimo. Sì, ho bisogno... ogni tanto di qualche pozione di visione notturna, perché sennò non ci vedo una mazza e poi divento cieco. Questo ce l'ha incantato l'arco. Dammi l'archettino tu. Schifoso, non mi ha dato l'arco. Magari un arco buono con la cosa lo univo al mio. Tra l'altro siamo a 7 livelli, quindi mi devo givare una roba, ora che ci ho pensato. Allora, quindi con 7 livelli che ho, direi che mi posso givare... Aspettate un attimo, no. Buttiamo un attimo qualcosa. Potrei givarmi qualcosina. Allora, la cosa che io vorrei givarmi proprio adesso, proprio subito adesso now, è un bello... non flame, perché sarei un pochino schifoso, ma bensì a fire aspect. Quindi, adesso siamo qua. Poi lo unirò. Vabbè, anzi, uniamolo adesso. Madonna, mi costa tutti i 7 livelli. Vabbè, dai, ne vale la pena. In poche parole, adesso non c'ho più un livello, ragazzi. Forse in effetti dovevo pensarci a queste cose. Beh, adesso prendono fuoco i tizi, no? Quindi per me è molto più facile giocare. Poi il prossimo sarà quando arriverò a 10 livelli. Quando arriverò a 10 livelli sarà looting. Looting mi piace come enchantment. Magari mi danno più XP. Quanto è brutto allora. Quindi abbiamo 2 livelli. Ragazzi, per favore, possiamo fare che appena io... Concedetemi questa cosa. Perché mi sembra
Giusta. Essendo che io adesso le armi sono leggermente troppo enchantate, sono un pochino tanto enchantate, concedetemi la cosa che posso farmi delle glass battle, cioè delle battle of enchanting che mi fanno che mi non battle of enchanting, battle, vabbè, avete capito, no? Quelle cose, quelle bottiglie che ti danno l'XP, no? Perché se no per me è un pochino difficile giocare. Tra l'altro adesso dovremmo essere a 12 come cosa. Quindi adesso posso givarmi qualcos'altro. Allora io direi che posso givarmi. Tra l'altro è velocissima sta roba. Io sinceramente pensavo di metterci di più, Mi giverò sempre fra le ste cose qua. Mi giverò un bellissimo looting. Che ragazzi, looting una cosa comodissima. Anzi, sapete che vi dico? Facciamo una cosa del genere. Questa poi questa me la tengo. Tanto poi questa qua la posso spaccare col piccone. Questa, cioè questa qua la spacco poi in creativo quando faccio l'enchantment. E questa è looting, quindi sulla spada. Che magari mi dà. Cioè, vedete, io mi sarei dovuto fare tutti i livelli. Anzi, nemmeno 13. 13 di cosa sarebbe troppo, cioè non ci sarei manco io adesso. Quindi concedetemi questi enchant. Che non sono nemmeno degli enchantment così incredibili. No, sì, ok, mi ha dato l'XP. Oh. Quindi adesso sono a quando avevamo detto 7. Ok. Guardate con efficiency 5 quando spacco quello. Cioè, con una pala con efficiency 5 fa efficiency 5, sì, dai, si può dire. Con efficiency 5 spacca la terra alla velocità della luce. Pensate a un piccone con efficiency 5 nel Nether. Che tra l'altro nel Nether ci dovremmo andare. Perché la mia intenzione sarebbe arrivare a 100 livelli. E so che ho detto una cosa incredibile. A 100 livelli. La fase si svolgerà nel Nether, che è una cosa che mi è venuta sul momento, ma non fateci caso. Guardate il ferro come me lo porto via, cioè il ferro, ragazzi, lo spacco con una velocità incredibile. Allora, prendiamo un po' di cobble, che magari poi mi faccio una fornace. Magari qualcuno sta dicendo, ma col ferro che cacchio ci fai? Sei tutto, aiutare la cosa di diamante. Ha anche ragione, essenzialmente, però. No, in verità hai solo ragione. Tu che stai pensando questa cosa hai solo ragione. Basta, hai solo ragione. Non hai torti in effetti perché non mi serve a niente il ferro, però non fa mai male averlo, no? Come il carbone. Mi servirà sempre. Vabbè, facciamo che vi salto il giorno, che già è una pappola questa modalità. O almeno l'inizio di questa modalità, poi vi salto il giorno, anzi facciamo una cosa più facile e indolore, no? Facciamo così ed è già tutto notte. Prendiamo la bottiglietta di Night Vision, che poi mi rifarò ovviamente dopo questa notte. Anche se la notte non dura 3 minuti, quindi me ne dovrò givare un po'. Ah, vedete, almeno adesso ci vedo qualcosina. Prima non ci vedevo una ciolla. Ah, visto che adesso dobbiamo inaugurare la spada con looting, ammazziamo un po' di slime. Tra l'altro io ho questa roba qua che è comoda. Allora, vediamo se la mia teoria era vera, no? Perché io non lo so se è vera. Ma secondo me sì. Non prometto niente. Sicuramente una cosa utilissima di Fire Aspect è che se tu ci ammazzi un maiale, per esempio, ti dà le robe. Poi con looting ti dà anche più cose. Quindi. Essenzialmente il cibo per me non è un problema, no? Tra l'altro il bello di Minecraft per la PS4 è proprio che si può ancora spammare, non so se che cosa se capite bene, cioè nel senso fare questo, cioè sul non so se voi lo sapete, però sul PC non si può fare questa cosa, cioè
O almeno non si può più dalla 1.8. E per fortuna nella play si può invece, quindi io posso spammare, fare molti più danni, perché considerate che posso sparare. Dov'è? Non mi farò uccidere da un Enderman che va a fuoco. Già mai. Muori! Ho ucciso! Questo si crede forte. Tra l'altro io e la mira, guardate ragazzi. Perché non è ancora morto tu, brutto schifo? Paolo, lei non lo uccido, che lei come cibo è inutile. Senza offesa, ma guardate. Porca vacca, muori! Ragazzi, quando arrivo a livello 10 stavo a livello... vabbè, non mi interessa, facciamo che ricominciamo da capo, tranne per quei 5, primi 5 livelli. Lui ha un arco incantato, vieni qua! Oh, non mi droppano mai l'arco. Nonostante io abbia looting, non me lo droppano mai. Questi schifosi. Tra l'altro non mi stanno facendo proprio danno, cioè, io ho l'armatura, non è tanto messa bene, però non mi stanno facendo proprio niente. Non è messa bene, sto caspita, è messa bene. Cioè, non benissimo. Bene, ma non benissimo. Cioè, però. Devo chiamarmi la cosa. Ah, io direi però che adesso arrivo alla cosa 10. E dopo. Cioè, dopo finisco il video, anche perché fra un po' devo fare un po' di robe. Quindi arriviamo a livello 10, uccidiamo chiunque, qualsiasi cosa si muova. Che tra l'altro fa un po' ci arrivo. Ok, XP preso. Creeper, dai, ci sta. Tra l'altro bruciamo tipo... Oh, ok, scherzavo. Potevi anche non muoverti, non è che mi incacchiavo. Dai, qui ci sono due scheletrucci che fanno la combettina bella bella. Tra l'altro adesso salgo, oramai che prendo l'XP di sta roba, salgo. 10, infatti, però prima devo levare queste cose da to torno. Ma poi come... Ma che c'hai l'aimbot, zio? Cioè, non so se avete visto, ma lui sparava davanti, prendeva me che stavo dietro. Ok, quindi adesso mettiamoci in creative. Io mi posso givare una cosa. E l'ultima cosa che mi giverò a sto punto, ragazzi, sarà... Allora, sarà un flame. Non esiste un flame migliore? Ok, questo flame va più che bene. Quindi questa la leviamo e poi la spacchiamo qua. Quindi prendiamo l'arco. Tra l'altro me l'avevano droppato un arco, però non è quello che mi interessava. Io volevo l'arco, quello lì bello bello. Quello incantato, però non me l'ha dato. Vabbè. Io direi che posso concludere qua il video. Scusate un attimo, A parte che mi si vede l'intestino, poi mettiamo dentro. Cioè, mettiamo giorno, volevo dire. Allora, io spero che. Quindi, è tutto. Vi dico di lasciare un like, un commento, condividete il video e ditemi se la serie vi piace. Secondo me è molto bella. Solo che sarebbe più bella se fossi in un deserto. In un deserto. Italiano correggiuto, yeah. In un deserto, perché sarebbe più comodo spawnare. Vabbè, qui è tutto.